L'intesa tra Diane Mello e Stefano Beparini, nata all'Isola dei Famosi 2017, si è risolta in un nulla di fatto. Dopo essersi professata follemente innamorata dell'ex calciatore, la modella ha fatto un passo indietro. In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, ha definito Beparini possessivo e geloso. L'ex calciatore prima ha commentato sui social con un sibillino avanti un'altra, poi ha confessato la sua amarezza sulle pagine del settimanale Chi. Il gioco dell'amore è bello solo quando non ci si fa male e non diventa sleale. A volte ci si accorge tardi di avere dato fiducia alle persone sbagliate. E Diane Mello era evidentemente la persona sbagliata. Che cosa provo? Amarezza. Ma diamo tempo al tempo. Ora ho solo voglia di lavorare ancora di più. Un breve commento che lascia trasparire il suo stupore per il cambio di rotta della donna di cui sembrava essersi invaghito. Nel corso della diretta del reality di Canale 5, infatti, spesso Peptarini esibiva cuoricini a favore di telecamera per Diane. Inoltre, non mancavano le romantiche dediche affidate ai suoi profili social. Diane Mello, dopo aver promesso di aspettarlo e aver avanzato l'ipotesi di raggiungerlo in Honduras, ha esposto una visione del suo rapporto con Peptarini, diametralmente opposta. Ha spiegato di non reputarlo il tipo di uomo di cui potrebbe mai innamorarsi e lo ha descritto come assillante al punto da spaventarla. Chi se ne frega?